le polemiche purtroppo sono state sempre presenti, ma perché si vogliono fare. Ripeto, il 25 aprile è la festa fondante in qualche maniera della nostra Repubblica. Se vogliamo, è la festa che permette che ci siano anche le polemiche, perché in assenza della democrazia non ci sarebbero potute esprimere opinioni diverse. È ovvio che ogni volta vengono fuori delle storie. Quest'anno si è un po', qualcuno ha calcato un po' la mano sul fatto perché c'è il coronavirus, allora si fa, non si fa, perché fare, perché non fare. Però insomma, io non mi preoccupo più di tanto, insomma. Già nel 1948 diventa una data di cui pian pianino una certa cultura, diciamolo all'epoca, una certa cultura comunista si appropria, e devo dire che è rimasta una frattura non sanata nemmeno oggi, insomma. Devo dire, ricordiamoci lo scorso anno i fischi al sindaco Fontanini di Udine, in quanto era un sindaco della Lega. Vogliamo ricordare nel 2018 le contestazioni del sindaco di Piazza, in quanto era di centrodestra, nel mentre sventolavano fazzoletti rossi e bandiere anche con le falce martello. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché l'associazione Ampi ha avuto il via libera dal governo per partecipare alle cerimonie, e come evidentemente un altissimo valore simbolico, quando gli italiani stanno a casa non possono andare a vedere le proprie proprietà. Sì, c'è stato qualcuno che ha avuto da ridire, credo che lascia il tempo che trova, insomma. Credo che sia impensabile che ci faccia una celebrazione della resistenza senza la presenza, credo comunque pacata e tranquilla, da parte delle associazioni che quella lotta rappresenta.